vediamo come funziona questo circuito. Abbiamo detto che lo scopo di questo circuito, che potete trovare così con doppia alimentazione, anche con singola alimentazione, cioè qui potete trovarci la massa, lo scopo di questo circuito qual è? È quello di costringere a circolare in questo ramo una corrente fissata. Dopodiché, se io questo circuito lo vado a sostituire al posto del generatore di corrente, io avrò che questo lato qua del circuito mi impone una corrente e questa corrente dovrà circolare anche nell'altro lato. Quindi questo qui si comporterà come un generatore di corrente costante. Vediamo un po'. Io ho disegnato questo circuito che, almeno diciamo in questa prima analisi, riteniamo composto da due MOSFET identici, quindi M1 e M2 sono uguali. Uguali che significa che hanno lo stesso K e quindi anche le stesse dimensioni. Il MOSFET M1, tra l'altro, ha ai suoi capi una resistenza R20 e un'alimentazione. Ora, guardate, questo MOSFET come è montato in maniera tale da avere la V di G uguale a 0. Questo significa che questo MOSFET M1 lavora necessariamente in saturazione. Se lavora in saturazione, la sua corrente di drain sarà K VGS meno VT elevato al quadrato. La sua corrente di drain qual è? È la corrente che passa nella resistenza RF, perché voi sapete che qua correnti non ne possono passare, perché qua io sono collegata alle due gate del MOSFET. Quindi questa corrente che io chiamo IREF, che passa nella resistenza RREF, sta per reference, per riferimento, coincide con la corrente di drain di M1. Ora questa corrente qua io la posso scegliere a piacere dimensionando la resistenza RREF. Perché? E se io vado a fare l'equazione delle tensioni a questa maglia, io che cosa so? Che la corrente di REF a chi sarà pari? A VDD meno la tensione qua diviso la resistenza. La tensione che ho qua è la stessa tensione che ho tra qua e qua. Quindi, se ci ho messo la doppia alimentazione, devo considerare anche la VSS. Questa maglia, VDD e VSS, sono le alimentazioni che devono equilibrare la caduta su questa resistenza e quest'altra tensione qua, che è la VGS. Quindi io, scegliendo la resistenza RREF, posso ottenere per la corrente di riferimento un qualunque valore. Siccome il MOSFET M2 io l'ho montato in modo che i due dispositivi abbiano la stessa VGS, se i dispositivi sono uguali, la corrente di drain di quest'altro MOSFET deve necessariamente essere uguale alla IREF. Quindi io sul lato sinistro, scegliendo la resistenza, scelgo il valore di corrente che voglio far circolare e questa corrente viene replicata esattamente dall'altra parte. Quindi, che poi questo è il circuito che stava nell'esercitazione dell'altra volta. Quindi a questo punto, se io qua sopra ci metto una cosa qualsiasi, ad esempio questo circuito qua, io
costringerò il circuito che metto sopra ad essere attraversato dalla corrente in D. Cioè questo funziona come generatore di corrente. Se uno volesse essere più preciso, che cosa dovrebbe aggiungere? Che chiaramente tutto questo è vero solo se anche questo MOSFET qua sta in saturazione. Perché se no non posso dire che le correnti sono qua. Questo qui sta in saturazione per forza, perché l'ho costretto io con questo cortocircuito. La saturazione di questo qua io la devo verificare, perché dipende da che cosa ci vado a collegare sopra. Ok? Questo, tra l'altro, se voi avete fatto l'esercizio dell'altra volta, vi sareste anche resi conto che le due correnti sarebbero esattamente numericamente uguali se non avessimo la modulazione del canale, cioè il fatto che la corrente in realtà dipende anche un po' dalla VDS. Allora, è chiaro che la VDS, qua voi l'avete bloccata a VGS, quindi non si muove più. Da quest'altra parte, che cosa avete qua? Dipende da quello che ci avete sopra. Per cui per dimensionare correttamente uno specchio, sicuramente bisogna fare attenzione che il dispositivo M2 lavori pur esso in saturazione, perché sennò tutto quello che abbiamo detto chiaramente. Questo circuito qui noi lo approfondiremo in questa versione qui, cioè di corrente esattamente replicata, prende il nome di specchio di corrente, perché specchia la corrente da un lato all'altro. In realtà questo circuito, diciamo, serve ad alimentare, in generale alimenta tutti gli stadi di un amplificatore, quindi ne vedremo anche delle versioni un po' più complesse. In questa fase qua, diciamo, concentriamoci solo su questo fatto qui, quindi sulla possibilità di avere una corrente fissa imposta da un circuito di questo tipo. Ora voi mi potreste dire, ma tu mi hai detto che io non voglio integrare resistenze e poi mi presenti un circuito che tiene comunque una resistenza, che comunque saranno kilo-ohm. È vero, ma poiché questo circuito qua, come vedremo, è utilizzato poi in una versione un po' più complessa di questo per pilotare tutti gli stati che ha un circuito integrato, generalmente questa resistenza, che è l'unica resistenza, viene posta fuori del circuito, quindi uno realizza l'intero circuito, poi all'esterno, scegliendo il valore della resistenza RF, sceglie il valore della polarizzazione di tutti gli stati e diciamo polarizza l'intero circuito, quindi generalmente questa resistenza è fuori dell'integrato. Ok? Quindi in definitiva io avrò una cosa di questo tipo qua, che poi vi viene proposto nell'esercizio di lunedì. Questo qua sarà il circuito, qua sotto io mi troverò il MOSFET M2. Qua ci avrò RFA, questo qui va all'alimentazione VDD, è lo specchio, questa parte qua è il circuito di su, al posto del generatore ID ci ho disegnato lo specchio di corrente, quindi voi molte volte troverete quel simbolo là, il simbolo del generatore di corrente, ci sta questo, che quindi la tecnica è, variando questa, imporre una corrente di qua, il circuito specchia,
Quindi questa corrente deve circolare pure di qua e quindi deve circolare anche nel dispositivo di sopra che viene polarizzato con quella corrente. Per farvi vedere che è molto più semplice di come sembra, vi propongo un breve esercizio di dimensionamento appunto della resistenza RF. Uno specchio di corrente tale che la corrente di drain sia 100 microampere. Utilizzando una batteria da 5 volt. Vabbè, quindi ho una batteria da 5 volt e voglio realizzare uno specchio di corrente che mi ero di 100 microampere. Chiaramente devo sapere che dispositivi devo utilizzare. Utilizzerò degli NMOS che hanno queste caratteristiche, gli stessi diciamo, dei nostri esercitazioni. La tensione di soglia è 0,8 volt, il K', cioè quello che Spicer chiama K convinto, con NCOPS 105 per 10 a meno 6 ampere su volt al quadrato, e le dimensioni uguali tra loro. Quindi l'esercizio consiste banalmente nel dimensionare la resistenza. La batteria so che sono 5 volt, i dispositivi li conosco. Ho una sola batteria, quindi qua avrò la massa, devo semplicemente dimensionare la resistenza. Bene, se io voglio che la corrente sia 100 microampere, mi devo calcolare qual è la tensione VGS di cui ho bisogno. Sempre con la solita relazione, cioè che la VGS è pari a VT più o meno radice di VT su K. Quindi andiamo a sostituire tutti i numeri che abbiamo tutti e verrà fuori che questa tensione VGS deve essere di 2 volte 19. VGS è questa tensione qui, è anche la tensione che sta applicata qui, perché io ho un cortocircuitato questi due. Quindi, se io vado adesso a farmi l'equazione a questa maglia, per le tensioni, che cosa ci avrò? Ci avrò che VTT è uguale a RF per la corrente, i REF che sono i 100 microampere, più VGS. Di questa equazione che è il bilancio delle tensioni io conosco tutto, perché questa la conosco, sono 5 volte, questi sono 2 volte 19, questo deve essere 100 microampere, mi posso calcolare facilmente la RF. Che verrà, per esempio in questo caso, di circa 28 kΩ. Ok? Quindi è estremamente semplice progettare uno specchio di corrente. Dopodiché uno deve inserirlo nel circuito nel quale serve e verificare che tutto funzioni, tutto
tutto funzioni, significa che questo stia pure in saturazione, perché sennò non posso scrivere che le tensioni e le correnti sono K, BGS, tutti qua. Ok? Questo chiude, diciamo, il nostro capitolo sulla polarizzazione. Invece apre quello che è l'argomento successivo, cioè noi adesso abbiamo visto come io, diciamo, polarizzo il dispositivo, quindi lo costringo a lavorare in un certo punto di lavoro. A questo punto però ci dobbiamo aggiungere il segnale, che fino adesso non abbiamo mai trattato, quindi dobbiamo vedere come si lavora quando io ho un circuito dove ho contemporaneamente la parte di polarizzazione e la parte di segnale. Tutto quello che noi facciamo ci porterà a definire il modello a piccolo segnale e a medie frequenze del MOSFET, che è, diciamo, l'argomento che iniziamo adesso. Un circuito in DC, va bene, scegliamo proprio il circuito più semplice che abbiamo fatto, quindi una polarizzazione affissata a BGS e un circuito semplicissimo in DC. Ho l'unica accortezza, che è più per me che per voi, è che adesso che andiamo a utilizzare sia segnali DC che segnali sinusoidali, quindi segnali AC, dobbiamo essere attenti con la terminologia. Allora, che cosa utilizzeremo noi come simboli? Per indicare le grandezze DC utilizzeremo per esempio le tensioni, lettera maiuscola, pedice maiuscolo. Ok? Per indicare le grandezze AC io userò tutte lettere minuscole. Per indicare le grandezze istantanee, cioè istante per istante, grandezze che magari sono somma di una componente DC e di una componente AC, io utilizzerò la lettera minuscola e il pedice maiuscolo. Ok? Questo perché adesso noi andremo ad inserire all'interno di questo circuito anche la parte di segnale, quindi poi ci dobbiamo capire. Quindi queste qua sono tutte grandezze maiuscole con pedici maiuscoli, sono tutte grandezze di C. Ora, questo circuito qua noi l'abbiamo visto più volte, è un circuito che sappiamo analizzare perfettamente. Analizzare che cosa significa? Che sappiamo determinare il suo punto di lavoro. Punto di lavoro per me significa determinare la coppia ID di DS. Quindi noi queste due grandezze ce le sappiamo ricavare, è un circuito che sappiamo analizzare. In particolare la VDS come la posso scrivere? La posso scrivere come VDD meno RD VD. Quindi i circuiti DC noi abbiamo imparato a risolvere. Ma se io voglio fare un amplificatore, a questo circuito io ci devo aggiungere il segnale, perché adesso, fino adesso ho messo soltanto la polarizzazione.
andiamo a collegare quindi in ingresso un generatore di segnale sinusoidale e quindi andiamo a considerare questo circuito qua. Quindi ho aggiunto un generatore sinusoidale V piccolo, G piccolo e piccolo. L'effetto dell'inserimento di questo generatore qual è? È che adesso la tensione VGE che io ho tra gate di GS, perché scrivo sempre, ditemelo. VGS che io ho tra questo punto e questo punto sarà la somma di un segnale continuo più un segnale alternato su. Ok? Quindi io avrò una cosa di questo tipo qua. Avrò un segnale VGS e poi un segnale V piccolo GS. Ok? Che vuol dire questo? Che tra questo punto e questo punto io devo andare a considerare un valore istantaneo che è dato dalla somma di questi due segnali. Quindi questo qui sarà VGS. Istante per istante io lì ho la somma di un segnale DC più una sinusoide sopra. Quindi questa qui, istante per istante, è la VGS. Questo significa che io qui nel drain avrò una corrente istantanea che sarà data dall'effetto di questa tensione qua, quindi io qui avrò una ID e di conseguenza qui io avrò una VDS. Quello che sicuramente posso scrivere ancora è che questa VDS sarà pari a VDD meno RD per VD per la corrente istantanea. Me la posso calcolare la corrente istantanea ID? Sicuramente. Allora, ipotizziamo di essere in saturazione e ipotizziamo di, in questa fase, di trascurare la modulazione del canale. Va bene? Allora, io so che in queste condizioni la corrente è sempre KV. La VGS sarà la tensione istantanea, cioè la somma della componente continua e della componente alternata. No, l'equazione vale sempre questa qui adesso è questa tensione qua. Va bene? Quindi questa corrente in realtà da chi è data? Dalla somma della VGE più di piccolo GE meno VT elevato al quadrato. Cioè contribuiscono entrambe queste tensioni a produrre la corrente di drain. Allora facciamo il quadrato. Prima di fare il quadrato raccogliamo questi termini. Quindi lo scriviamo questi termini come
K, raccolgo in questa maniera questi termini, poi le faccio il quadrato. Quindi questa corrente verrà pari a K che moltiplica Vgs meno Vt al quadrato più V piccolo Gs piccolo al quadrato più 2 Vgs meno Vt per V piccolo Gs. Questa qua è la corrente. Che cosa abbiamo scoperto facendo questo semplice calcolo? Che se io applico un segnale continuo e un segnale sinusoidale, ottengo una corrente che è formata da tre. Andiamole a vedere questi tre termini. Il primo termine chi è? Non è altro che la corrente statica del dispositivo, quella che avevo quando ci avevo messo soltanto la batteria VGS. Quindi questo primo termine qua non è altro che la corrente ID statica. Vabbè. Poi c'è un altro termine. Questo termine è pure interessante perché questo termine è direttamente proporzionale al segnale, quindi è un termine lineare con la tensione di ingresso sinusoidale. E però poi c'ho un altro termine. Questo termine qua è un termine che va con il quadrato del segnale. Che vuol dire? Che se io sono messo un segnale sinusoidale, io terrò una parte di corrente che è sinusoidale come il segnale che ci ho messo, perché è proporzionale al segnale, ma ci avrò una parte che andrà come seno al quadrato, quindi con una distorsione del segnale. Quindi questa parte qua è assolutamente una componente indesiderata, che ricordiamoci, noi vogliamo un amplificatore lineare. Lineare significa che io se ci metto un segnale sinusoidale, sinusoidale deve essere in uscita, non può essere seno al quadrato. Quindi se io voglio fare un amplificatore lineare, io devo fare in modo che questa componente di segnale, rispetto alla componente di segnale lineare che io ho, deve essere trascurabile. Essere trascurabile che significa? Significa che questo VGS4 deve essere molto minore di 2VGSDC meno. Quindi la componente di segnale distorto deve essere molto minore della componente di segnale sinusoidale di nuovo. E quindi, togliendo il quadrato e questo, questa relazione mi dice una cosa fondamentale. Questa condizione innanzitutto viene chiamata condizione di piccolo segnale ed è importantissima. Perché è importante questa condizione? Al di là dei calcoli, diciamo, banali attraverso i quali siamo arrivati alla definizione, ma questa ci dice che se io voglio fare un amplificatore lineare per usare un MOSFET, io ho un vincolo sui segnali che posso amplificare. VGS è il segnale che io ci metto in ingresso. Vuol dire che io non posso amplificare un segnale comunque grande, ma posso lavorare con segnali che siano molto minori di una quantità fissa che viene fuori dalla polarizzazione
e dalle caratteristiche del dispositivo. Molto minore generalmente vuol dire un ordine di grandezza più piccolo. E questo è proprio fondamentale, questa grandezza qua. Perché guardate, nel MOSFET questa grandezza in qualche maniera voi la potete condizionare, perché la VGS la scegliete voi. Quindi opportunamente, diciamo, lavorando, uno vede che può lavorare con segnali di centinaia di millivolt anche più grandi. Quando faremo il transistore bipolare, la condizione di piccolo segnale fisica sono i 25 millivolt famosi della tensione termica, che vuol dire che poi con un transistore bipolare, se volete amplificare un segnale, il segnale deve essere dell'ordine di millivolt, se no non potete lavorare. Uscite dalla linearità, ok? Quindi la condizione di piccolo segnale è la condizione senza la quale è proprio inutile tutto quello che stiamo facendo. Uno o c'ha il piccolo segnale o niente di quello che stiamo facendo. D'accordo? Quindi, se uno restringe il funzionamento dell'amplificatore al fatto di avere in ingresso un piccolo segnale, può ritenere che questo termine qua sia trascurabile all'interno di queste cose. E quindi si può ritenere che in condizioni di piccolo segnale istantaneamente la corrente di drain sia pari la corrente che io ottengo al drain è fatta da una componente che è la componente DC della corrente più una componente proporzionale al segnale che io vado a indicare con i piccolo D. Chiaramente è molto importante il termine di proporzionalità tra il segnale e la corrente che ottengo, perché è quello che poi mi darà l'amplificazione di tutto ciò. Quindi il termine di proporzionalità tra il segnale in ingresso e la aliquota di segnale di corrente, io lo vado a chiamare G con M, transconduttanza G con M, che quindi è pari a 2K VGS. Questa è la transconduttanza. Perché transconduttanza? Perché è una conduttanza che lega una grandezza dell'ingresso a una grandezza dell'uscita, la corrente di drain. Quindi questo qui è un termine fondamentale che ha la dimensione di ampere su volta, che è una conduttanza. E che, diciamo, innanzitutto vedete una cosa, chiaramente questa è legata all'amplificazione che noi poi otterremo legata a questo fattore qua, no? Io metto una grandezza in ingresso, ottengo in uscita una corrente che è G con M volte più grande della grandezza che ci ho messo, quindi G con M è fondamentale per quello che riguarda l'amplificazione. E guardate, G con M dipende da una grandezza statica, perciò vi dicevo, il circuito di polarizzazione poi, diciamo, condizionerà anche il funzionamento dell'amplificatore, non serve solo a fissare un punto di punto. Generalmente voi questa conduttanza non la trovate scritta così, ma si scrive in una maniera diversa, cioè mettendo in evidenza la corrente in T.
Ossia, che cosa faccio? Io mi ricordo che la corrente statica è pari a K di Gs meno Vt al quadrato. Quindi questo che significa? Che Vgs meno Vt io lo posso scrivere come radice di D su K. Quindi G con M lo posso scrivere come 2 K radice di D su K, ovvero come si trova normalmente scritta come radice di K. Questa in generale è la espressione che noi usiamo per valutare la conduttanza, cioè si preferisce metterla in funzione della corrente piuttosto che della tensione Vgs. Una volta che uno si è portato in condizioni di linearità, quindi ha ottenuto questo risultato, tutto il resto è banale, perché a questo punto quale sarà la tensione che io vado a trovare sull'uscita, cioè la Vds istantanea? Ce l'ho scritta qua. Ci devo andare a mettere al posto di questa ID, l'ID che mi sono inventato. Ok? Quindi a questo punto è semplice calcolarsi la Vds istante per istante, che sarà pari alla Vdt meno Rd, che moltiplica la corrente. La corrente che è pari a Id più G con M Vgs, i due termini che ci siamo visti prima. La corrente statica più la parte proporzionale al segnale attraverso la transconduttanza. Quindi se io vado a sviluppare questi calcoli, arrivo a definire che istante per istante in uscita, quindi al drain, che cosa c'ho? Questa qui chi è? Quella era la Vds statica che tenevo prima, qui la parte statica, a cui si è sommato un segnale. Ok? Quindi rispetto alla sola tensione statica che tenevo prima qui, adesso io qui avrò che si è sommato un segnale sopra, sinusoidale. Questo segnale che si è sommato rispetto al segnale di ingresso è Rd per G con M volte più grande. Quindi ho realizzato un'amplificazione di tensione che quanto sarà? Sarà meno Rd G con M. Ok? Io in ingresso ho messo Vgs, in uscita mi trovo un segnale Vds che rispetto al segnale che io ci ho messo è meno Rd volte per G con M più grande. Quindi ho amplificato la tensione. Segno meno che cosa vuol dire? Vuol dire che la tensione amplificata è sfasata di 180 gradi rispetto alla tensione che ci ho messo in ingresso. Ok? L'amplificazione è questa. Quindi, come vedete, come era diciamo intuibile, più grande la conduttanza, maggiore è l'amplificazione.
persone, quindi questo è un termine fondamentale. Ok? Quindi in definitiva noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che se io applico un segnale sinusoidale oltre alla polarizzazione, io ottengo che in uscita ciò la corrente di polarizzazione che tenevo prima, più una parte di corrente proporzionale, effettivamente proporzionale al segnale che ci ho messo, ma ho anche una componente indesiderata, perché va con il quadrato di quello che ci ho messo all'ingresso. Allora, se mi metto nella condizione di piccolo segnale, cioè restringo la possibilità di escursione del segnale di ingresso, questa parte, diciamo, di disturbo che io ho, la rendo trascurabile rispetto al segnale che effettivamente mi interessa. Fare questo significa mettersi nella condizione di piccolo segnale. Una volta che mi sono messa nella condizione di piccolo segnale, la corrente, quindi diventa la parte statica più la parte dinamica proporzionale all'ingresso, e tutto questo fa sì che io sull'uscita mi trovi parte statica più una parte proporzionale alla tensione di ingresso. Il coefficiente di proporzionalità è pari a RT per G con R. Quindi maggiore è la conduttanza, la trasconduttanza, maggiore è il guadagno di tensione che io riesco a ottenere da questa amplitudine. C'è da dire che tutto quello che abbiamo detto ci offre anche un'altra, diciamo, interpretazione, che è questa. Nel momento in cui io mi metto in condizione di piccolo segnale, io non ho fatto altro dal punto di vista matematico di linearizzare il problema, no? Diventa lineare, tolti i termini quadratici. Che cosa vuol dire linearizzare il problema? Vuol dire che io adesso, in questo circuito e in tutti i circuiti che tratto, io posso utilizzare la sovrapposizione degli effetti, perché una volta che il circuito è lineare io lo posso risolvere sempre con la sovrapposizione degli effetti. Quindi io, quando avrò, questo è un circuito banale, non è un amplificatore, per fare l'amplificatore ci devo mettere ancora parecchi altri pezzi, in ogni caso, quale che sia il circuito, una volta che io mi sono messa nella condizione di piccolo segnale, quindi l'ho linearizzato, io lo posso sempre affrontare lo studio usando la sovrapposizione degli effetti, cioè pigliando soltanto il circuito statico e risolvendomi solo il circuito statico, risolvendomi solo il circuito dinamico e poi sommando le soluzioni. Ok? Poiché no, abbiamo visto che in realtà io ho tutte cose di questo tipo, cioè una parte statica più una parte dinamica. Quindi io potrò sempre risolvere prima il circuito statico, poi risolvermi solo il circuito dinamico e poi sommare le due soluzioni. Come vedremo, la prossima volta, questo semplifica poi enormemente la soluzione di circuiti dove io ci avrò componenti continue e componenti AC insieme. Beh.